Benissimo, vediamo adesso come realizzare la nostra procedura in LibreLoco. Aumento lo zoom per migliorare la lettura. A questo punto mi metto all'inizio e scrivo tu, figura, diamo un po' di spazi, figura. Scriviamo il primo parametro che ci interessa, che sono i lati, spazio, l'angolo. Facciamo già la seconda versione di procedura, quindi con il numero, con la lunghezza del lato, quindi lunghezza. A questo punto andiamo a capo, ci copiamo la parte che ci interessa, che è questo repeat 6 forward left, lo tagliamo e lo incolliamo qui sotto. Anche qui do degli spazi per 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, solo per semplificare la lettura. Vado a capo e chiudo la mia procedura con end. Vedete che parte con un to, il nome della procedura che corrispondeva prima al nome del blocco, i tre parametri che voglio utilizzare, lati, angolo e lunghezza. Sotto metto il codice che questa procedura dovrà fare e concludo tutto con l'end. A questo punto mettiamo all'interno della procedura i vari parametri. Repeat lati, forward naturalmente lunghezza e quindi left angolo. A questo punto nelle righe sotto clear screen, pen down e poi successivamente pen up, in mezzo scriviamo come prima nel scratch dove avevamo messo il blocco figura, qui invece scriviamo figura 4, che saranno i lati del quadrato, spazio, l'angolo 90 e la lunghezza gli diciamo 200. Riduciamo lo zoom e proviamo a vedere se ci disegna il nostro quadrato. Ecco il nostro quadrato. Spostiamo, come in Scratch si può spostare la tartaruga in modo tale che parta a disegnare da un altro punto e a questo punto cancello direttamente io il quadrato. Vedete che la cosa interessante di LibreLogo è proprio il fatto che la figura che viene disegnata poi io posso riutilizzarla, copiarla, incollarla, ridimensionarla, vedete che è riutilizzabile. Allora, cancelliamo già il quadrato, gli diciamo disegna un triangolo, quindi figura 3, cancelliamo e mettiamo 120, sempre l'angolo supplementare, vediamo, e ci disegna il triangolo. Allora, per raddrizzare il triangolo, in questo caso vedete che la tartaruga parte in su, quindi in direzione 0, come in Scratch possiamo dargli a dirgli la direzione. Che è direzione a destra, quindi 90, aggiungendo un comando qui. Aumento lo zoom un attimo solo. Allora, subito dopo up and down aggiungiamo heading e gli dico 90. Riduciamo lo zoom, sposto per comodità a mano la tartaruga, vedremo più avanti che si possono dare le coordinate di posizione. Cancelliamo il triangolo noi direttamente e facciamogli disegnare il triangolo. E vedete che ce l'ha disegnato questa volta correttamente come in Scratch. Proviamo a modificare come prima, gli diciamo figura, questa volta facciamo l'esagono, 6, angolo 60. Teniamo sempre i 200 e vediamo cosa succede. Ed ecco il nostro esagono.